raccontare attraverso il momento onirico, il sogno che ci accomuna un po' tutti, attraverso la letteratura, la poesia, attraverso la musica. Un'opera dovrebbe essere completa, completata di tutto ciò, dovrebbe queste arti compenetrare in qualche modo. Le atmosfere che si vengono a creare, io le sento suonare, le sento vibrare, le sento a occhi chiusi, le vedo in qualche modo. Il disegno è, diciamo così, il filo conduttore di questo racconto. Il colore sono quelle note squillanti, sono l'accompagnamento. Emozionali, attraverso il racconto del colore, arrivare a tirar fuori da dentro non solo le emozioni, ma la voglia di mettersi in gioco in qualche modo, la passione attraverso il rosso, lo spirito attraverso il blu o il bianco. Cosa esprime una stanza verde piuttosto che blu? Quali vibrazioni, quali suoni? Il colore sta guidando molto la mia ricerca in questo momento. Amo preparare i miei supporti, le tele. Utilizzo gesso che viene passato sulla superficie 3 volte. Alcune volte elaboro della mestica, del colore che faccio asciugare, in altre occasioni con dei colori acrilici o delle paste. Il supporto deve essere pronto ad accogliere il disegno, prima di tutto d'accordo, ma fondamentalmente deve dare la brillantezza ai colori che più necessita. Poi c'è il disegno che viene utilizzando matite acquarellabili, questo perché si sciolga la matita in un secondo momento quando il disegno viene fissato d'acrilico. L'acrilico poi mi serve per, diciamo, a decifrare i volumi e le ombre, e poi c'è la bozza d'olio, e qui ho degli assistenti che lavorano insieme a me, mi danno una mano, e la parte finale sono le velature e i lumi, che sono, come la chiamo io, la magia. Ovvero attraverso dei colori trasparenti io arrivo a cercare l'ombra nell'ombra, a dare un colore diverso all'ombra, e i lumi invece a far emergere le luci. Un cavaliere si aggira ramingo tra i sentieri impervi di terre inesplorate. La giostra estenuante della ricerca rischia di capitolare a ogni sobbalzo. L'iniziazione apre le porte ai segreti dell'universo. Il cavaliere ha solamente il proprio destriero come mentore. Galoppa veloce verso il sole per raggiungere la sintesi suprema degli opposti. Mescendo tenebre e luce, il colore prende forma per rendere intelligibile il mondo. Un dionisiaco furore impregna l'aria di arcana magia. L'atmosfera dei quadri di Ciro Palumbo è densa di simboli accattivanti e misteriosi. Partendo da un cavallo, foriero di giochi geometrici anziché di torva belligeranza, si arriva a percepire livelli sempre più profondi di significati che si stratificano uno sull'altro. Thank you.
Palumbo compie il viaggio, che è un salto verso l'inconscio, tramite la pittura, che traghetta pittore e spettatore in una surreale atmosfera onirica, popolata di oggetti reali, in una dimensione interiore inconscia, eppure conosciuta, come quella del sogno. La pittura è un vascello che conduce ad un'isola sconosciuta, che in realtà si trova dentro noi stessi. Noi, essendo, ci conosciamo, eppure sentiamo la necessità di partire insieme a Palumbo, alla ricerca di noi stessi. Sembra di assistere al tentativo, da parte dell'artista, di trovare una risposta al quesito proposto in prosa da Michael End, secondo cui soltanto chi lascia il labirinto può essere felice, ma soltanto chi è felice può uscirne. La ricerca compiuta tramite il viaggio interiore, che permette di oltrepassare con mezzi tangibili il confine del reale, dà origine ad una poetica coerente, portata avanti con volontà espressiva, al centro della quale si situa come un'apparizione simbolica su di una tela, la grande sfera immaginaria della magia.